Eccomi di nuovo qua, ragazzi. Ciao a tutti. Dopo un po' di anni di pratica, e confronti con altre realtà marziali, io sono dell'idea di non concentrarsi troppo sulle tecniche. Quello usa questa. Ah, io ho un'altra variante che quello non fa. Se quel maestro fa questa variante, io ne faccio un'altra. Lasciamo stare i paragoni. Ognuno guardi il suo orticello, ok? Anche perché le tecniche applicabili, a mio avviso, in un reale contesto da strada o rissa da strada, sono veramente poche, non migliaia, come fanno vedere sempre questi metodi in continua evoluzione che io chiamo le nuove mode, come alcuni vogliono farci credere, per poi rivenderli a poveri malcapitati con una manciata di ore e ti illudono che ti sai difendere. Non la penso proprio così. Sia in un ambito da strada, ma anche a maggior ragione negli sport da combattimento. Ciò che fa veramente la differenza, sono i metodi di insegnamento che secondo me devono essere vari e funzionali, con vari scopi. Allenare le parti fisiche che migliorano l'abilità nel tirare le tecniche, ad esempio, in maniera efficace. Quindi esercizi propedeutici, a livello funzionale, senza ammassarci troppo di palestra, in modo da non perdere l'esplosività, metabolizzare i vari automatismi mentali di esecuzione delle tecniche, combinazioni logiche, i concatenamenti dei colpi, farli tante volte, anche se a volte può sembrare monotono. Molte volte insegno ai ragazzi, ma va bene, abbiamo visto il jab diretto il gancio, voglio vedere il montante, il martello, l'uscita tetsui. No, facciamo il jab diretto per mezz'ora, fatto bene, poi passiamo alle altre tecniche. Una cosa per volta, ok? Il maestro mi teneva ore e ore allo specchio a fare solo jab diretto, io dico no, voglio fare il sacco, no, il sacco lo fai dopo, che ti sfoghi un pochino, e aveva ragione, perché comunque mi facevo sempre male quando picchiavo il sacco, perché non sapevo né come colpire, né dove colpire, né come girare il pugno, né come tenere il polso, né come mettere una benda, ok? Tutto va fatto per step. Poi, essere consapevoli anche delle distanze, lunga, media, corta, cortissima, e sapere anche come passare dall'una all'altra in fase di combattimento o di aggressione da strada, ad esempio. Ricercare sempre la completezza e anche, penso, l'apertura mentale, perché io non sono contro quelle persone che guardano anche altri stili, però attenzione a non fare troppo. Se una gente pratica kickboxing o Krav Maga o pugilato e allo stesso tempo fa judo, kung fu, karate, jiu-jitsu, non va bene. Se avete il tempo e volete fare due arti marziali, ben venga, ma studiatene una fatta bene, ok? E poi ci sta. Un buon judoka che inizia a fare box può diventare pericoloso, ma è un buon judoka. Un buon pugile professionista che inizia a fare judo può diventare pericoloso, soprattutto in ambienti come l'MMA, ma padroneggia un'arte marziale. Se io sono una cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu e inizio a studiare della box, posso diventare pericoloso, ma perché padroneggio già un'arte marziale? Non mi alzo la mattina imparando qualche tecnica di jiu-jitsu, di box, di karate, poi, capito? I veri campioni, secondo me, sono quelli che comunque vengono proprio da un passato marzialistico importante. Questo, secondo me, vale anche per gli istruttori di arti marziali. Comunque, in generale, ragazzi, tutte le tecniche vanno provate, allenate. Curando l'esecuzione corretta dei movimenti, cerco di essere il più esplicito possibile. Tutto si migliora con costante pazienza, ripetizione continua, anche una singola tecnica, come vi dicevo prima. In un certo senso, forse quasi maniacale, osiederei dire, ok? Non c'è nessun segreto su quello che facciamo, non ci sono scorciatoie. Ci vuole solo tanto sacrificio, lavorare sodo, e quindi zero scuse. E iniziate ad allenarvi con quello che più vi piace e vi fa stare bene. Ciao a tutti!